Metà campionato. Stiamo arrivando. Gran Premio d'Austria, un Gran Premio difficile, ma non troppo. Penso che abbiamo spazio per reinvestire un po' di denaro. Molto bene, molto bene, molto bene. Mi sa che non ha salvato il nostro miglioramento nella struttura del simulatore, infatti così è, ecco perché avevamo così tanti money. Comunque dicevo, Gran Premio d'Austria, un Gran Premio veramente molto interessante, molto difficile perché naturalmente tutti saremo velocissimi. E ci saranno pochi margini d'errore, se non nulli, perché è un circuito da 1 minuto e 0,2, 0,3. Chissà, adesso andremo ad affrontarla. L'anno scorso con F1 2019 un grandissimo tempo era 1,3,2. Adesso Bottas ha fatto nel 2020 alla primissima gara 1,02,9. E qui secondo me si può andare sul 2 medio, almeno senza setup. Quindi immaginiamo col setup, solo che io sto pensando a questo tempo naturalmente con una Mercedes, con una vettura a prestazioni pari al top del top. Detto questo, Rincos, salve a tutti da Mosso, e benvenuti nella carriera con il buon Jules La Staccata e il grande Mick Schumacher. Un leggero upgrade per quanto riguarda il motopropulsore, solo perché mi manca vederla, mi manca qualcosa qui e vogliamo un attimino accentuare la potenza del motore, ma è una roba minima perché comunque sia non mi potevo permettere nessuno sviluppo, perché la capacità di reparto è comunque fissa su un elemento e ho bisogno appunto che finisca questo elemento. Se tutto va bene, questo aggiornamento arriverà per il weekend austriaco e quindi con i successivi punti di sviluppo riusciremo a prendere un'altra componente, poter migliorare, forse, speriamo, un'altra componente, mentre il moto propulsore dovrebbe arrivare dal 20 di luglio. Molto bene, molto bene, molto bene. Naturalmente utilizziamo le componenti non tanto usurate e nemmeno tutte nuove per le prove libere. Prove libere che però mi aspetto di fare con tanta voracità, dato che abbiamo la possibilità di guadagnare tanti punti risorse, dato che mi sento confident per questo gran premio. Aggiunto lo sponsor Sunburst, che come avete visto prima era stato tolto, perché se io qui non avanzo alle prossime sessioni, comunque alle prove libere del gran premio successivo, purtroppo si resetta tutto, perché se torno al menu principale si resetta tutto. Mi dispiace, è brutto rivedere magari cose che avevamo fatto che poi magari cambiano. Comunque ho ripreso Sunburst. Come avevamo visto la scorsa volta, bastava semplicemente completare una gara pulita senza tagliare mai, e noi abbiamo fatto ben 10 gare senza prendere mai una penalità. Quindi gara pulita, io credo che intenda senza penalità di tempo e senza penalità per contatti. Detto questo, direi che ci siamo assolutamente per scendere in pista e dimostrare che la Tatum non è assolutamente da sottovalutare. Aumentiamo pure i riflessi del buon Mick, ma non è assolutamente da sottovalutare, ripeto, per niente. Ok, posizionamento batterie ha funzionato e vai. Possiamo attirare un nuovo sponsor per la scuola. Già fatto. Dirigiti alla già fatto. Società già e fatto. Seleziona sponsor. Dopodiché seleziona Carl. Con chi dovremmo avviare Carl. Le trattative. Carl, ti sto parlando. Carl, io ci tengo tanto alla Tatum e lo stiamo dimostrando, anticipandoti sempre. Siamo dentro, ragazzi, siamo dentro per meno di un decimo. Per la precisione dovrebbero essere 97 millesimi.
E bravo Mick che si mette dietro anche Norris. Ed era a 4 decimi, un po' migliorato anche se la pista è abbastanza corta. Calma. Start asciutto. Chiaro e tondo. Colpo di scena. No! No, un cavolo colpo di scena. Si sono migliorati con le gomme full wet. No! Ragazzi, talmente tanto imbarazzanti. Purtroppo le condizioni di queste qualifiche erano veramente strane perché c'era asciutto. Era solo nuvoloso, no? Invece addirittura è arrivato l'acquazzone con Bottas che si è qualificato alle mie spese, alle spese di Jules Lastaccata con le gomme mescola full wet. E comunque sia, Madre Russia qui va forte, ragazzi. È ancora in vantaggio sulla rivalità. Pensate un po', va. Benvenuti tra le montagne stiriane per scrivere un altro capitolo della storia del Gran Premio d'Austria. Questo è uno dei giri più corti del calendario, con 7 curve a destra e solo 3 a sinistra, che compongono il circuito ad alta velocità austriaco. La curva 2 quasi non si può definire tale, si fa a full gas, una virgola a sinistra, prima di iniziare la zona di frenata della 3 in salita. Le curve 1, 3 e 4 sono tutte potenziali opportunità di sorpasso. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Valtteri Bottas parte dalla pole position. E Lewis Hamilton completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Leclerc, Vettel, Max Verstappen e Albon, Sainz, Stroll, Kvyat e Pierre Gasly, una Mercedes, Perez, Antonio Giovinazzi e Raikkonen, Ricciardo, Ocon, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, Schumacher, Norris, Latifi, infine George Russell in ultima posizione. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Vogliamo una gara con i contro Zebedei perché dobbiamo rifarci da una, ovviamente, Paul Ricard non proprio fantastica. Partiamo ancora una volta con le medie. È una strategia molto importante che va sulla lunga ad essere molto producente rispetto a una soft media che sarebbe come tutti quelli che sono davanti, che farebbero appunto tutti. Ci siamo, Rincos? Ci siamo? Facciamo una bella partenza. Attenzione, via! Beh, buona partenza, sì, buona partenza, sì. C'è un bel pertutto qui all'esterno. Possiamo provare l'attacco all'esterno di curva 1 e così è. Così è, ne superiamo ben 3. Siamo già in un'altra posizione con la possibilità di attaccare. Un cavolo, in realtà, siamo troppo lenti sul dritto. Mamma mia, lentissimi qui sul dritto. Ma vediamo se in staccata riusciamo a fare qualcosa. Superare quello che ci dovevamo mettere dietro, ovvero proprio Carlos Sainz, che però ha una grandissima accelerazione e velocità sul dritto, solo che rimane dietro, rimane dietro. E a questo punto siamo già i primi degli altri con una mescola di svantaggio, che però sarà una gran mescola di vantaggio in futuro. Ottimo. Ora, mi piacerebbe tanto restare in zona di arresto di quelli davanti, ma è un pochino troppo difficile, è impossibile. Ciò che posso fare però è cercare di mantenere dietro Carlos Sainz, Carletto, il Carletto spagnolo,
più a lungo possibile. Poi quando ci sarà il DRS, provare a sfruttare lui. Non dico per avvicinarmi a quelli davanti, perché mi pare davvero un'impresa ardua, ma quantomeno per cercare di risparmiare ERS usando le tre zone di DRS di questo tracciato. Di questo tracciato 1.7 e lo svantaggio da Albon. Anche se vado in lotta, loro ragazzi, il nostro obiettivo al momento è di rimanere in zona punti, e non è nemmeno questo il settimo posto. L'obiettivo era accumulare più punti possibili, ma abbiamo una vettura che non ci dovrebbe consentire di stare qua. Sta andando molto forte ultimamente Jules, si è un po' scattato, cioè è partita un po' la scintilla dal Gran Premio della Cina, quindi abbastanza presto anche, direi, dopo soli 4 Gran Premi. Male qui. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Cosa è successo dietro? Noi non potevamo scomparire lì, quindi probabilmente ci hanno tamponato. Bandiera verde. Buon per noi che siamo avanti di un secondo 8. Da questo giro, usalo nelle zone. E abbiamo il DRS di Carletto spagnolo, di Carlos Sainz Junior. Molto bene, molto bene, molto bene con Kimi Räikkönen, che addirittura è in nona posizione. Quindi è Kvyat che si è dato insieme a Stroll. Noi non potevamo nulla, ragazzi, abbiamo subito un sorpasso all'interno in una zona difficile dove stare in due, quindi siamo molto 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 tranquilli e non verremo richiamati, secondo me, da nessun commissario, perché Sunburst se no non ci pagano, va bene sta cosa. Occhio, perché dobbiamo mantenere assolutamente il distacco su Sainz nel secondo, però va forte, soprattutto in questa zona qua dove ne soffriamo tanto, naturalmente per via dell'aerodinamica disturbata e per via della vettura che non è al top come la McLaren stessa. Ove Norris ha fatto un po' male nelle qualifiche, senza dubbio probabilmente ha avuto qualche problema dovuto alla pioggia che è arrivata. Occhio, ok, manteniamo ancora il DRS di Carlos, però stiamo spingendo troppo. Stiamo davvero spingendo tantissimo. Tanto dietro se ne danno esattamente ragione, perché abbiamo 2 secondi e 8 di vantaggio. Siamo messi anche abbastanza bene, comparati anche a Albon, che è distante solo 4 secondi. Non è tantissimo, Certo, è impossibile riuscire ad andarli a prendere. Ci vorrebbe una gran safety car, ma il nostro obiettivo, la nostra safety car in questo momento, attenzione perché l'ho chiamata. No, ma è proprio Sainz ad avere problemi. No, ma no, ragazzi, pensavo rallentasse per via di una virtual o qualcosa, ma non pensavo proprio, cazzarola, questo è un grande problema. Ai. Doveva succedere prima o poi un problema del genere. Si complica la situazione perché rallentano a metà curva. Male. Quello che possiamo fare, ragazzi, è solo entrare in box. È meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. Mamma mia, complicazioni. Purtroppo può succedere. Non sono molto felice. Avrei dovuto aspettarmi forse che c'era qualche problema. Però no, non ci siamo, non gira più. Cazzarola! Bandiera gialla. Niente, tocca andare box, cambiare l'ala. E la nostra gara è finita. È molto molto finita. Bella l'entrata box. Perlomeno molto molto al limite. Un vero peccato, perché adesso andremo a cambiare l'ala. Avremo le hard che non sono buone. Perdiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 secondi e mezzo, vai, ragazzi. Vai. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Peccato. Una pista dove potevamo far punti e invece dove siamo relegati in fondo, fondo, fondo. Dovevamo stare più attenti, ma col senno di poi è facile dire tutto. Ora dobbiamo recuperare un po', dai, dobbiamo cercare di raddrizzare una gara molto storta. La batteria è carica, usa il pulsante sorpasso. Sperando in una safety che potrebbe ricompattare un po' tutti, potrebbe farti mettere un po' le gomme soft alla fine, ma prima volta poi che vanno di scena queste gomme, o se non vado errato. Può succedere, gara no, che può succedere assolutamente. Siamo comunque davanti a un Kvyat che ha avuto anche lui problemi. Prima gara no, che potrebbe, cioè dovuta ad un errore, ma non so bene come calcolarlo, se devo essere sincero. Non per non andare contro a Jules, per carità, ma è proprio una cosa strana ciò che è successo. Incidente di gara, dai, va bene così. Chiudiamola così. Continuiamo a spingere e basta adesso. Ok, il distacco è 14,1 secondi. Di sicuro davanti a qualcuno ci finiamo. Questo è poco ma sicuro. Gomme davvero difficili da gestire comunque. Non hanno particolare tenuta. Sono lente e basta. Però sono le migliori perché altrimenti non potevamo scegliere. No, non potevamo scegliere le soft. Sarebbero state drammatiche. Vedete quanto sottosterzo ho? La vettura dietro di te è 3,0 secondi. Comunque davanti sto guadagnando rispetto a Sumi e Russell. Non è una novità ovviamente riuscire a guadagnare contro di loro, però un 3-4 decimi a giro. Il pilota dietro di te si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. Ripeto, 5 decimi a giro. Molto bene, c'è Kvyat che tra poco arriva a nasare il mio posteriore. E c'è no, siamo noi invece che dobbiamo un attimo aumentare il ritmo, perché abbiamo fatto 6 e 8 se non vado errato, che non è un grandissimo tempo. Dobbiamo cercare di migliorare un po' il passo gara. Infatti questo giro qui sembra già molto meglio. La parte brutta arriva qui, dove facciamo fatica naturalmente a far girare la vettura. Però molto meglio di prima. Questo è già un buon giro. E non ho più problemi di benzina, praticamente. Box per Ocon, che esce ma uscirà davanti a noi, perché non lo vedo più i box. Occhio perché abbiamo due avvertimenti, e manca ancora metà gara. Curva 1 infame. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,2 secondi. Con addirittura alle soft. Durano così tanto le soft? 9 giri? Ottimista la Renault. Noi non potremmo fare molto con le gomme che abbiamo. Ci sta già dando una marea con il mio compagno di squadra che rientra in box. È rientrato ai box. Mick ai box. Molto bene, molto bene. Saremo davanti. Giro abbastanza lento questo. Sempre dovuto alle ultime curve. Fatica disumana. Sumi Junior alle gomme soft, dunque dovrebbe spingere tanto adesso venirci a prendere. Potrebbe esserci un duello che non c'è praticamente mai stato. Sono una Melbourne forse. Comunque 3-2.
mentre Jul sta guidando abbastanza safe, non sta prendendo rischi, non è la strategia che si era delineata e si tappa veramente tanto sotto sterzante per queste gomme. Avremmo dovuto aumentare di un tick l'alettone anteriore per avere più inserimento del muso. Uno 6 e 5 e box una Williams che ne passiamo abilmente, e Norris purtroppo è davanti di 2 secondi e 2. Peccato, avremmo avuto forse la zona di RS, ma vabbè. Il distacco dalla vettura davanti è 2,3 secondi. Ok, Mika ha guadagnato 5 decimi, 6 decimi. P16 per noi potrebbe essere la nostra peggior prestazione? Cosa abbiamo fatto? P13 se non vado errato come peggior prestazione, ma posso anche sbagliarmi. Potrei anche sbagliarmi. Ok, intanto costanza nei tempi, costanza anche nei settori. 6 e 8, altra Williams box e altra posizione guadagnata per Jules. Si trova in P15. Penso che però adesso le posizioni guadagnate siano basta, quindi non ci resta che guidare di assoluta costanza e portare a casa questo risultato un po' brutto. Però raga, ci siamo, sono le gare, non possono essere sempre belle. Abbiamo sfiorato comunque la Q3, eh? Abbiamo sfiorato la Q3, ricordiamolo. Altro giro, altra corsa, 6 e 5. Torniamo sul 6 e 5 che è il nostro. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di passo migliore. E è arrivato Mick su Kvyat. E Kvyat non riesce ad arrivare a noi, questa è una cosa molto positiva. Mentre arriviamo ad essere anche veloci nel T1, più veloci. Di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Non stiamo andando male, sono abbastanza soddisfatto. A parte qualche decimo che abbiamo perso probabilmente per distrazione, perché abbiamo parlato un po' e probabilmente non abbiamo quel solito quella solita concentrazione che ti mantiene a galla in una competizione, che sia virtuale, che sia for fun, come le carriere offline o no. Però dai, non è male. Il passo gara non è per niente male. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Perlomeno non verremo presi da Mick. 6 e 5 ancora. Buona. 14 giri su 18. Speriamo che Perez. Però Perez sicuramente prenderà punti. Comunque che Perez Ricciardo non ne prendano di punti. Stacco dall'auto davanti, 3,1 secondi. Che se la vedo particolarmente difficile. No, abbiamo un buon passo gara, davvero. Per non perdere molto da Norris. Forse avrà qualche problema. Tutto il Gran Premio, weekend lento, mamma mia. Altro giro. Altra 6 e 4. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Occhio, perché non vogliamo prendere tagli per avere più soldi nel nostro bagaglio da portare a casa. Forse è l'unico team nella storia della Formula 1 che guadagna ogni Gran Premio, nonostante sia un piccolo team. Chi lo sa? E se fate caso e se notate questa cosa qui, è in Formula 1 nella realtà c'è solo una perdita costante di money, di soldi.
quindi ne guadagniamo costantemente, anche tanti. Molto, 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 se devo essere sincero. Strana. Comunque siamo nel weekend sia di MotoGP che di Formula 1 6 e 5. Quindi occhio, eh. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 3,1 secondi. Occhio, ragazzi, perché non è qui ti tiro, ed è forse per questo che non va molto bene Jules, o che è andata così male. Perché vabbè, Jules fondamentalmente non ha fatto niente di estremamente sbagliato. Potrebbe essere stata la non presenza di Titiro ad aver causato questi problemi al carletto spagnolo. Tanta attenzione qua, cattiveria! Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Stiamo spingendo un pochino, ragazzi, cercare di stare davanti a Kvyat senza problemi per gli ultimi due giri. Vedete come alzo il piede in percorrenza curva? Perché proprio facciamo molta fatica nel restare in pista per via del grandissimo sottosterzo dovuto a queste gomme. Sono nuove per me praticamente, quindi bisogna capirle. Intanto penultimo giro, altro 6 e 4. Un 6 e 4 scrupoloso da parte di Jules, che mantiene a distanza di sicurezza Kvyat, ma deve fare adesso un bel T2 se vuole tenerlo dietro anche nel prossimo giro, dove però sta risparmiando Hertz. È carico, è carico, è carica palla, è carica palla. Ha detto bene, vieni, vieni. Se vieni, vieni a prenderti il perdono. Altra gara dove comunque finiamo davanti, non in qualifica ma in gara, che è la cosa più importante. La qualifica cos'è? La qualifica è un insieme di intertempi migliori. Cosa migliore è la gara. È in gara che si fa la differenza. Non ha il DRS ed è un 6-8 senza Hertz. Non dovrebbe avere? No, forse ce l'ha, perché il detection point l'ha passato, ma non può molto. Non può molto ormai. Vai, 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 vai. Ok. Bene così. Mi sa che non può far molto ormai, ragazzi. Nel finale comunque li va sempre più forte. Noi manteniamo tempi costanti, li va più forte. Non abbiamo più Hertz, ma non dovrebbe essere un problema per queste ultime curve, che vedrà un Jules chiudere mestamente in P15, ma non è davanti al suo compagno di squadra e al suo rivale. Che gara, okay, un po' gara noiosa, naturalmente. Alla macchina mentre entri. Però in questi momenti che serve il massimo supporto per, non che mi ricordo, ma per il buon Jules. Serve massimo supporto per il buon Jules. Massimo supporto. Ecco che lo spettacolare Gran Premio d'Austria giunge al termine con una vittoria fantastica. Quale credi sia stato il segreto di questa vittoria, Luca? Bravo, bravo. È stata una vittoria di squadra. I piloti molto si avvicinano bravo al podio dopo una con gara doppietta che Mercedes. Fenomenale. Che tu l'ho già vista volta questa. La vittoria aspetta le frecce d'argento. Dove l'hai vista questa cosa? Meritatissimo per la Mercedes. Ma mi sembra di averla già vista questa cosa qui. Mamma mia.
L'Austria, ragazzi, dobbiamo dimenticarcela. Dimentichiamo. La classifica del mondiale piloti. Vediamo altri subito. Punti per Valtteri Bottas, che rinsalda il suo dominio in testa alla classifica. Ora una domanda per te. Wow, Bottas. Chi è, a tuo parere, il pilota del giorno? Senza dubbio Kimi Raikkonen. Raikkonen? La giornata offre sempre prestazioni spettacolari e fa il suo lavoro egregiamente. E passiamo ai costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Bene, Luca. Di tanto, ragazzi. Un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito. Pazzesco. Alla prossima. A Perez ha guadagnato 4 punti. Ricciardo soltanto un punticino con Gasly 2. E Raikkonen che ha portato 6 punti alla Alfa Romeo, che comunque è a meno di metà punti da noi. Quindi diciamo che l'Alfa di solito non prende mai tanti punti. Quindi siamo abbastanza al sicuro. Solo che vediamo andare via dopo 2 gare senza punti. Perché questo è il bello di avere un team di bassa classifica, che puoi far bene come puoi far male. Non so perché è intervenuto Google. Puoi far bene come puoi far male. E in questo momento arriviamo da 2 gare proprio non tanto positive. Detto questo, ragazzi, è la prima volta forse anche che fa un giro più veloce di me Mixi di un niente, mamma mia. E ci siamo presi ben 40 secondi. Però tutto normale. Avremmo potuto fare, secondo me, realisticamente parlando, un buon settimo posto. Avremmo potuto portare dei punti, cosa che non abbiamo fatto, ma sono le gare, va bene così. 3-3 continua un'immensa parità tra Kvyat e la staccata, con però la staccata che sta soffrendo un pochino. Beh, solo perché abbiamo avuto questi due gran premi un po' no. Con Schumacher che stavolta mi è piaciuto un pochino di più, ha finito in P17, quindi è un piccolo miglioramento con top 12 di Pinit, che non siamo riusciti a prendere, vero? Mannaggia, è vero, non siamo riusciti a prendere la P12, cosa che a cui eravamo abituati a prendere, però abbiamo guadagnato tanti milioni. Forse in totale abbiamo 2 milioni e 8, però eravamo a 1 milione e 12 di partenza. Rinnova sponsor, attenzione! Alcuni contratti dei tuoi sponsor stanno per scadere. Puoi rinnovare il contratto e firmare nuovi tramite schermata sponsor. Vediamo un po'. Potremmo essere interessati a qualcosa di più. La migliore rimane sempre Pinite, non lo so perché, è quella che ci permette di avere molto spesso questo sponsor. Però attenzione, perché ai, potremmo cambiare Mick, che però è salito di 4 punti. Potremmo cambiare Mick. Via trattative con compagno di scuderia. Va al mercato piloti. È salito questo Kevin, che ogni volta mi piacerebbe tanto avere. Poi c'è il sogno. C'è un sogno. Non dico niente, ma c'è un sogno. Riavviamo. Vediamo un po' cos'è che c'è. Più dei soldi. Puoi avanzare un'offerta al tuo pilota. Offrendo una cifra maggiore aumenterai le probabilità di successo. Fa attenzione a non fare offerte irrisorie. Se tiri troppo la corda, potresti ritrovarti con un pilota che si rifiuta categoricamente di intavolare le trattative. Molto simile a FIFA. Ok. Quando più di una scuderia è interessata ad un pilota, continueranno a fare offerte una contro l'altra. Scuderia con l'offerta più alta si aggiudica il pilota alla fine del tempo. Attenzione, quindi c'è un'asta. Se dovessero rifiutare la tua offerta, dovrai ovviamente alzare l'asticella. Va bene. Ok. Va bene. Se caliamo di soltanto 80.000 è ad alto rischio, e rischia di non darci una brutta risposta. Questa è una cosa particolare. Io direi di annullare ancora. Se abbiamo la possibilità di guadagnare un pochino più di soldi, non so quanto è aperta questa finestra di mercato, però vorrei provare a guadagnare un po' più di soldi. Kevin non ha accettato di trattare con me. Non abbiamo denaro, Kevin, non abbiamo denaro. Porca miseria. E questa è una batosta. Questa è una brutta, brutta batosta. Giovi? Secondo me non accetterà mai. Ah, addirittura vuole motopropulsore di livello 1 lui. Niente, nemmeno Giovi ci vuole, ragazzi. È qui. Non ci resta che pensare di andare. Che ne dite, ragazzi? Ve lo dico a voi, ve lo chiedo a voi.
Andiamo ancora di Mick o passiamo a un Nyck de Vries? Da Mick a Nyck, che però ha molta più valutazione. 0,7 punti di valutazione vuol dire che potremmo anche darlo a un prezzo maggiore in futuro. Cosa ne pensate, ragazzi? Mick ce lo teniamo o andiamo di Nyck? Mick o Nyck? Mick o Nyck? Qua sotto nei commenti, ragazzi. Noi ci vediamo prestissimo con un altro appuntamento, sempre qui con Giù la staccata, che vi promette scintille in un circuito come Gran Bretagna, che conosce come le sue tasche. Che ho, perché non ho i pantaloncini senza tasche. Ciao ciao!